Bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di siti web ad alta conversione, proprio perché tante persone mi hanno chiesto di approfondire l'argomento, quindi ho pensato in questo video di parlare dei 7 elementi necessari che deve avere il tuo sito web ad alta conversione. Allora, partiamo secco con i contenuti. Andiamo a vedere il numero 1. Numero 1, la velocità. Allora, la velocità di caricamento di un sito devi sapere che è essenziale, proprio perché anche per Google i siti più indicizzati devono essere categoricamente siti che hanno una buona velocità di apertura, quindi siti che caricano rapidamente. Ma è utile anche per non disperdere il traffico. Quindi generalmente se un sito non si apre in 3 secondi più o meno, rischi davvero che le persone mollino, se ne vadano, o quando navigano per il sito, se non ha un caricamento veloce, e finisce che poi hai un tasso di rimbalzo, cioè praticamente il tasso di abbandono del sito diventa molto alto, quindi tante persone ti lasceranno perdere. Poi ovviamente c'è anche la penalizzazione da parte di Google, quindi assicurati che il tuo sito sia veloce. Secondo punto molto importante, la qualità delle immagini. Quindi qualità, anzi lo scrivo un po' più in basso. Punto numero 2, qualità immagini e video. Questo perché è importante? Beh, perché quando le persone entrano in un sito, se non c'è quell'aspetto grafico accattivante, finisce che le persone abbandonano. Quindi puoi anche avere i contenuti potenti, puoi anche avere un prodotto interessante, un servizio interessante, ma se l'aspetto grafico non è curato, quindi se hai delle foto pixelate, per dirti, o comunque dei video che non sono di buona qualità, rischi davvero che le persone se ne vadano subito. E poi in realtà le persone purtroppo giudicano tanto dall'aspetto, soprattutto online. Quindi sicuramente è capitato anche a te, se entri in un sito dove sei lì e vedi contenuti obsoleti, marci, proprio brutti, te ne vai, e quando invece vedi un sito ben curato e tutto, dici: cavolo, questo è il business giusto, no? In qualche modo giudichi in base all'aspetto, perché online avviene questo, soprattutto con i contatti freddi, con chi non ti conosce, va a scegliere quello che ha l'aspetto grafico migliore. Quindi assolutamente fondamentale, immagini categorico in HD, devono però essere leggere, quindi immagini in HD, ma solitamente devono pesare massimo 100 kilobyte, proprio dire tanto, ok? Massimo 50-100 kilobyte massimo. E video ovviamente in alta qualità. Poi un altro aspetto essenziale per il tuo sito ad alta conversione è la riprova sociale. Quindi in qualche modo la riprova sociale ci deve essere. In che senso? La riprova sociale significa che altre persone hanno utilizzato il tuo prodotto e l'utente che visita il sito lo può vedere. La riprova sociale si può esprimere attraverso le testimonianze, e va benissimo, oppure anche semplicemente magari in una gallery dove ci sono delle foto, far vedere che ci sono clienti, far vedere che hai delle recensioni magari su Facebook, o far vedere che hai fatto degli eventi o che hai partecipato a degli eventi, o che sei uscito anche solamente su dei giornali, per esempio. Tutto questo è riprova sociale, cioè fai vedere alle persone che esisti, che ci sono altre persone che ti conoscono, che sei stato magari su delle TV o dei giornali, o che comunque hai fatto degli eventi con dei clienti. Quindi qualsiasi cosa che possa rafforzare la tua reputazione deve apparire all'interno del sito in qualche modo. La riprova sociale è essenziale perché è uno di quegli elementi invisibili che però contribuiscono con forza nell'aumento della conversione. Altro aspetto fondamentale deve essere l'organizzazione. Più volte anche nei miei corsi ho parlato della struttura di un sito web perfetto. Se poi sei membro dei miei corsi lo trovi ovviamente in tutti i miei corsi. Questa è una parte fondamentale quando si parla dell'organizzazione di un sito. Il sito deve essere fruibile, cioè le persone in pochi click, massimo 3 click, devono riuscire a fare l'azione decisiva, che sia pagare oppure prenotare una chiamata oppure mandarti un'email, però massimo 3 click ci devono arrivare. Quindi massimo 3 click, la persona deve trovare il prodotto che vuole, deve poterlo vedere e deve poter pagare o prenotare o comunque fare azione. Massimo 3 click. Deve essere semplice da capire il tuo sito, come è organizzato, e deve fare in modo che le persone letteralmente sappiano dove andare anche la prima volta che ci vanno. A volte vedo dei siti proprio organizzati male, che parlano della stessa cosa in 3 posti diversi. No, cioè
ogni cosa al suo posto all'interno del sito, l'organizzazione è fondamentale e il miglior modo, anche se non sei un esperto, come fai a capire se il tuo sito funziona? Beh, immaginati di entrarci per la prima volta e chiediti, ma se io non so niente, qua riesco a capire dove pagare? Riesco a capire dove contattare? A volte vedo dei siti dove non trovi i contatti, cioè per trovare i contatti devi andare nel footer proprio in basso a scavare per trovare un numero di telefono, cioè ragazzi non esiste. Quindi chiediti, ma se io entro e ho un dubbio, ho un problema, oppure voglio capire di più, oppure voglio contattare per pagare, riesco a farlo subito? E quindi cerca sempre di vivere l'esperienza dal punto di vista di un utente che non sa nulla e lì riuscirai a ottimizzare alla grande il tuo sito. Altro punto importante sono i benefici. Questo è un altro di quegli elementi invisibili di conversione che però fanno davvero la differenza. Cioè l'intero sito deve essere orientato ai benefici che ottiene la persona. Anche quando descrivi un prodotto, descrivi la tua storia, cerca sempre di impostarla in modo che le persone abbiano valore in base a quello che è il problema che stanno cercando di risolvere o quello che vogliono ottenere. Deve essere tutto impostato sui benefici, perché ricordatelo, le persone non comprano le caratteristiche ma comprano i benefici, ciò che possono ottenere con il tuo prodotto, con il tuo servizio. Sesta cosa fondamentale, contatti visibili. Da tutte le parti ci devono essere i link ai tuoi social, ci devono essere magari un bottone per contattarti su WhatsApp o su Messenger o una live chat, molto importante, oppure in alto, io quello che consiglio sempre di mettere il proprio numero di telefono molto grande e la propria email. Cioè deve essere facile contattarti e il più delle volte, questo è un altro elemento invisibile che alza poi la conversione, anche, cioè, o meglio, è visibile, però a livello invisibile aumenta la conversione e ti spiego perché. Se la persona vede che ci sono i contatti in evidenza è più sicura, è più tranquilla, sa che se ha un problema i contatti sono lì, quindi ti può contattare subito, è evidente che non ti stai nascondendo. Molto importante, molte volte le persone non ti contatteranno neanche, però pagano diretto. Molto importante anche questo. Poi, altra cosa fondamentale, ecco, questo riguarda poi la struttura del sito. Settimo punto, 50% immagini, 50% testo. E a volte vedo dei siti che sono completamente sbilanciati o che hanno blocchi di testo giganti, proprio nemmeno con le parole evidenziate in grassetto. Se hai dei blocchi di testo grandi, evidenzia le parole in grassetto in modo comunque da spezzettare un po', perché migliora a livello visivo la pagina. Ma poi vedo dei siti proprio testo e non ci sono immagini, non ci sono video, non ci sono dei motivi, non c'è niente a spezzare questa monotonia. Le persone se ne vanno, perché ricordati che ci sono due grandi tipi di persone, ci sono quelle che amano leggere e quelle che non amano leggere. Sono quelle che invece godono proprio a vedere questi blocchi di testo, a leggere, a capire, ma ci sono anche quelle più per l'azione, cioè che con tre immagini hanno già capito tutto e poi dopo forse vanno a leggere, ma comunque vogliono andare a pagare diretto, vogliono vedere come funziona magari un video o un'animazione. Quindi non rendere mai il sito troppo visivo e non renderlo mai troppo con il testo. Cerca sempre di trovare questo bilanciamento, un 50-50. Se guardi i grandi siti web, per esempio la Apple, il sito dell'Apple è fatto molto bene, è un caso studio interessante, ha un bilanciamento fantastico, c'è sempre un'immagine con un testo, un'immagine con un testo, è sempre bilanciato. Raramente in questi siti trovi un blocco enorme di testo o trovi un'immagine gigante che occupa tutta la pagina, ti esce sempre una cosa dopo l'altra. Anche da mobile, quando tu scorri, il più delle volte se ti esce un'immagine c'è comunque un testo sopra, c'è sempre questo bilanciamento, non c'è mai un elemento solo che copre l'intera pagina. Questo rovina le conversioni perché le persone non si trovano bene in un sito così, che non c'ha questa armonia, no? Molto importante. Quindi questi sono i 7 elementi fondamentali di un sito web ad alta conversione. Poi ce ne sono molti altri, chiaramente se sei parte dei miei corsi li andiamo ad analizzare tutti, li conosci molto meglio, e se invece ti interessa creare il sito, ricordati che puoi sempre contare sul mio team e su tutta Marketing Genius per realizzare il tuo sito web ad alta conversione. Ti basta contattarmi in privato o prenotare una chiamata attraverso il nostro supporto. Ti mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video.